Professionisti, istituzioni e cittadini provenienti da tutta Italia si ritrovano domani alle 15 ad Ancona presso l'auditorium della Mole Vanvitelliana per interrogarsi sulla capacità del nostro paese di rinascere in seguito ad eventi tragici come il sisma dello scorso 24 agosto che ha colpito duramente il territorio del sud delle Marche. L'evento dal titolo L'Italia antifragile è promosso dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, dall'Ordine dei Geologi delle Marche e dall'ANACI Marche, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali. Obiettivo: sostenere l'adozione del certificato di vulnerabilità sismica come strumento fondamentale per la prevenzione dei terremoti. Un appuntamento la cui importanza è ancor più evidenziata da alcuni aspetti di tipo normativo che coinvolgono gli amministratori condominiali come pure gli stessi condomini. Sentiamo a tal proposito Marco Cimarelli, presidente ANACI Marche. Un amministratore professionista come è arrivato ad essere oggi ha il compito di essere all'altezza delle situazioni che oggi la quotidianità ci pone, perché lo stesso codice civile al terzo comma dell'articolo 1135 fa proprio presente che l'assemblea può autorizzare l'amministratore proprio per questi progetti e programmi su iniziative finalizzate anche non soltanto al risanamento delle parti comuni dei fabbricati quando magari andiamo a fare degli interventi, chiamiamoli minori, ma anche alla ricostruzione e messa in sicurezza statica, proprio al fine di favorire questo recupero del patrimonio edilizio. Quindi addirittura c'è la legge che ci indirizza su questo.